c'è stato un approccio in cui sono stato molto spavaldo. Lei mi ha risposto nella stessa maniera, molto spavalda. Due giorni dopo l'ho raggiunta di nuovo, che ci siamo visti, e da lì non siamo praticamente... E poi ragazzi, un bel bocconcino così bel non lo trovi facilmente. È un po' una Madre Teresa mia moglie, oltre che essere una gran cattiva come me. Mia moglie mi ciuccia i capezzoli quando viene in onda lo zoo. Mia moglie l'ho conosciuta in una circostanza un po' particolare. Ha chiamato uno dei miei più cari amici, mi fa: dove sei? Sempre in radio a lavorare, dai vieni qua, sono una mostra di quadri. E morale, vado lì, vedo passare quella che oggi è mia moglie, dico al mio amico: ecco, quella donna la sposerei domani mattina. E lui mi fa: e sei una sporcacciona? E io ho detto: mi sposerò una sporcacciona. Ci presentano e lei subito spavalda, mi ha dato il numero di cellulare, quindi era un po' una sporcacciona. Sì. Ma alla fine anche le belve hanno un cuore. Well, I found a woman. Piove? No, sei tu che lacrimi. Che perché? Amore, mi manchi un sacco. Spero che tu stia bene. Non l'ho mai visto piangere. Dai. Vai tu, dai. Mi metto gli occhiali. Oh, vieni qua, abbracciami, sono qua apposta io, patatone.